graditi. Son rose rosse, parlano d'amore. Veramente bella, bellissima. Dici d'ingella sta compagna vostra che ho perduto suoni a fantasia, che penso sempre e tutta vita mia in ciò volesse ricere e non ciò saccio di. Bella canzone. Ecco che cos'è, canzone, anzi canzoni. Tanti italiani sono venuti qui in Argentina con le navi. A proposito, ci è voluto molto per farla? No, anche se è difficile dire quanto ci vuole. Non ho contato le ore, l'ho montata nei ritagli di tempo, ecco. Mia madre aveva 12 anni la prima volta che vide una nave e decise di chiamare il primo figlio Giulio Cesare perché diventasse grande e forte come quella nave. E mia zia Filomena, quando arrivò in Argentina, partorì il suo primogenito e lo chiamò Augusto. Sì, è vero, era un'usanza dell'epoca. Perché, vedi, noi avevamo sempre la nostalgia, la voglia di ritornare un giorno in Italia, a casa, dai nostri parenti. Lei non c'è più tornato? No, non ne ho avuto l'occasione. Allora c'era molto lavoro qui. Già, però una scappata si potrebbe anche fare, Don Tirio. Giulio Cesare, sono molto malato, purtroppo. Bene, ci siamo. Tra un minuto si mangia. Già, l'unica cosa che mi tranquillizza è sapere che c'è un uomo forte e sicuro come un transatlantico vicino a Cristina. Per me invece sei tu l'uomo più forte e sicuro dell'universo, nonno. E io? Io non sono forte. A forza di mangiare a pranzo e a cena pasta e broccoli. Pronto, Claudia? Ciao, c'è qualche novità? No, signor Marcello, nessuna. Va bene, non andartene, tra mezz'ora sarò lì, il tempo di arrivare. D'accordo, ma non più tardi. No, sta tranquilla, sono con un cliente, ma ho finito, stiamo tornando, te l'ho detto. Tra mezz'ora sarò lì. Va bene. Allora, che ne dice, eh? Straordinario. Sì. Ah, questo è niente. Vedrà quando uscirà in mare. Il motore è molto potente e affidabile e le garantisce prestazioni eccellenti. L'ha visto anche lei. Questa barca è sicura, veloce, ma soprattutto confortevole. Gliela assicuro. I materiali impiegati sono di prim'ordine e a questo prezzo non troverà niente di meglio sul mercato. Le do la mia parola d'onore, signor Ramirez. Va bene così, Marco, grazie. Eventualmente possiamo fare un altro giro, ma non credo che ce ne sia bisogno, visto che ne è entusiasta. Prego. Ah, no, aspetti, così l'aiuto. Ecco, venga, scenda pure. Posso? Sì, certo, e sa cosa le dico? Che dovrà ordinarne un'altra per sé. Questa la prenderà suo figlio. Oh, no, adesso non esageriamo. Anche se mio figlio la merita. È affascinante la navigazione. Sì, è vero, ha proprio ragione, è affascinante. All'inizio comincia come un hobby e poi diventa passione. Già. Complimenti, Camagno. Ha fatto un ottimo lavoro. Davvero, è un autentico gioiello. Un aperitivo? Volentieri. Andiamo. Oh, quella salsa era meravigliosa. E quei peperoncini gli hanno dato un certo non so che. Un applauso alla coca. Merita un brindisi. Brindiamo anche al lavoro di Giulio Cesare. Un regalino per te.
Supermercato San Isidro. Ah, è bellissimo, grazie. Vedi, ragazzi, io torno al maneggio, ci vediamo, eh? Da solo? Non ci possiamo andare insieme domani? No, non ti preoccupare, vado da solo. Non ho bisogno dell'angelo custode, non sono ancora decrepito. Io voglio venire a vivere con te. Voglio starti sempre vicino. No, tu devi restare qui perché questo è il tuo posto, è casa tua. Tutto quello che vedi qui ha un valore. L'ha sistemato tua madre, è il suo testamento. Quell'angelo ha costruito questo piccolo mondo. E poi è tornata in cielo. Come se avesse portato a termine la missione alla quale era destinata. E non avesse avuto bisogno d'altro. Povera donna. Quanto mi manca. Beh, io ho fatto tutto quello che ho potuto. Ma sì, lo so, nonno. Per questo ti voglio tanto bene. È meglio che me ne vada, altrimenti piangiamo tutte e due. Sì, no, intanto resta, io nonno. Aiuto a sparecchiare. Quando te ne vai mi sento così sola. Ma come? Giulio Cesare è una buona compagnia. Certo, sono la barzelletta del pappagallo giapponese. Bene. Arrivederci. Arrivederci, nonno. E cerca di non fumare. Ah, no, sta tranquilla, non fumo. A presto, Giulio Cesare. E arrivederci, don Tirio. La so davvero, la barzelletta del pappagallo giapponese, è uno spasso. Giulio Cesare, non te la prendere, ma vorrei restare sola. Poco fa non volevi restare sola, adesso vuoi restare sola. Ma come si fa a capire le donne? Benone, un prezzo per i navigatori solitari e un altro per quelli frivoli. Gli affari aumentano perché ci sono più frivoli che romantici. Adesso lo so perché siamo soci. Perché? Perché sono il miglior progettista e costruttore di imbarcazioni da diporto? No, perché hai sempre i piedi sulla terraferma. Cos'è, un elogio o una critica? Un pericolo. Un pericolo. Uno che passa la vita a disegnare barche e in realtà nel profondo del suo animo coltiva l'illusione di salpare. Si è fatto tardi. Non me ne ero accorto, è tardissimo. E domattina mi devo anche alzare presto. C'è Lady Godiva che è innamorata. Oggi ha corso tutto il giorno con un bellissimo stallone e si è fatta male a una zampa. Oh, Lady Godiva. Dai, non scherzare. Sì, scherzo perché non sopporto che i cavalli siano più importanti di me, se vuoi saperlo. Questo non mi va nessuno e giù, Cristina Tirio. Ma io ti voglio sempre bene, Giulio Cesare Restelli. Buonanotte. Buonanotte. Mangiare. Ecco qui. Tieni. Beh? Ma allora non hai fame? Va bene, come vuoi. Non fa niente. Mangerai stasera.
Allora, dai, raccontami di quello stallone. Ti piace, eh? Le garantisco che è un fenomeno, Don Tirio. Sì, glielo dico perché l'ho vista con i miei stessi occhi. Ti sembra, forse? No, non mi sembra. Ne sono sicuro, assolutamente sicuro. C'è nessuno che ha visto le prove stamattina? Ha fatto dei tempi eccezionali. Sentito? E sembra che la monterà il topo, pensate. Sì, domenica sarà il suo gran giorno. Bene. Chi ne vuole? No, io passo. Non mi sento troppo bene oggi. Che le prende, Don Tirio? Non lo so. Sarà il caldo, forse. Comunque, Lady Godiva è proprio un gioiello. Ah, Lady Godiva. Cristina la sta curando come se fosse un fiore. Un fiore di primavera. Ciao. Salve. No, 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 aspetta un momento. Per chi è il complimento? Per Cristina? Dai, Gabriele, se devo essere sincero, io credo che lo meritino tutte e due, no? Prego. Il fatto è che sua nipote si fa ogni giorno più bella. Oh, è un sole. Grazie, è buonissimo. Te ne vai di già? Sì, ho tanto da fare. È diventata rossa. È un po' timida, vero? Per certe cose è una bambina, Gabriele. Insomma, deve ancora crescere. Allora forse è arrivato il momento di allentare un po' le redini. Così, così potrà crescere, non le sembra? Sì, hai ragione. È giunta l'ora. Non sono d'accordo a cambiare i materiali. Lo sai che non mi piacciono le novità. È la stessa qualità di vernice, solo che costa di meno. Sì, ma vedi... Per provare. Io non voglio rischiare la qualità del lavoro per provare nuovi materiali. Finora non abbiamo avuto problemi con i clienti. Vogliamo rovinarci il fegato con le lamentele? Va bene, come non detto. Meno male che non l'ho comprata. Emanuele, non farmi questi scherzi, altrimenti non lavoriamo con tranquillità. Sì, certo, la tranquillità. Hai ragione. Quale tranquillità? Quella donna mi fa diventare matto. È venuta anche con un'amica. Senti, ho bisogno di te, socio. Sta calma, tanto io non me ne vado finché non avremo chiarito una cosa, mia cara cavallina innamorata. E per fortuna che non ti sei rotta una zampa. E questo perché? Per seguire quello stallone. Ma che cosa ci trovi di tanto speciale? Non ha un bel pelo e per di più si chiama cucciolo. Tu non puoi farti male perché devi sempre arrivare prima. I cuccioli arrivano ultimi. Non voglio che tu soffra. Certo che l'amore deve essere qualcosa di meraviglioso. Ma anche nei film c'è sempre qualche problema. Sai, stasera in televisione c'è una storia come quella fra te e Cucciolo. Si tratta di una finzione. È la storia di Romeo e Giulietta. Un grandissimo amore contro tutti e contro tutto. Ah, Lady Godiva. È davvero così forte l'amore? No, niente affatto. Non ti piace ballare? Ti spiego. Emanuele mi ha chiesto, cioè... Sono sposato. Senza anelli, odio gli anelli, ma sono sposato. Ci siamo conosciuti a una festa all'università.
Lei aspettava che io la invitassi a ballare. Oh. E così mi feci coraggio. E andai da lei. Ballammo tutta la sera, senza sosta. Oh, tanti anni fa. Perché ridi? Non rido di te, ma della situazione. Lucia ha tanto insistito perché uscissimo insieme, ma io ti confesso che non ero molto entusiasta. Spero che tu capisca, Marcello. Scusate. Per favore, non molestare la mia amica. Sono separata da 2 mesi. Quando ho conosciuto mio marito, pensavo di aver incontrato l'uomo della mia vita, lo sai? Davvero, stavo per affogare e lui mi ha salvato. Ne soffri? Lui era tutto per me. Già. Abbiamo 2 figli. Guarda. Guarda. Questa qui è Giulia. Ah, carina. Sì, grazie. E quest'altro è Massimiliano. Ti somigliano? Sì. Somigliano di più al padre, soprattutto Massimiliano. Noi abbiamo dei quasi figli. Sì, aspetta. Nanù, Coco, i nostri cani. Però... La porta è aperta. Perché non sei venuta? Mi hai lasciato lì come un baccalà. Ti sei perso una cosa fantastica. Non li fanno tutti i giorni i film tanto spinti. Che fai conciata così? Come che faccio? Mi sono vestita in questo modo per farmi guardare meglio dagli uomini. Sento ancora addosso gli sguardi che mi hanno lanciato. Per te incomprensibile, vero? Già, ti interessano soltanto i cavalli. Un giorno o l'altro aprirai gli occhi, ti sveglierai all'improvviso e ti renderai conto che non c'è animale più interessante di un vero uomo. A proposito, ne ho conosciuto uno che è proprio uno stallone. Te lo dico in gergo ittico così capisci. Ah, non te la prendere, tu sei la mia Cristina, io ti voglio tanto tanto bene. Anche se c'è una cosa che non riesco ancora a capire, come facciamo a essere amiche noi due? Siamo talmente diverse. Sei una mattacchiona. Oh, parla, angelo di splendore, gloria di luce a questa notte. Emanuele è proprio impazzito per quella donna, è disperato. Come ogni volta. Non puoi lasciarmi solo, socio. Dai, fammi il favore, è venuta con un'amica, l'avrei ammazzato. E per di più, il telefono di casa era sempre occupato. Era mia madre. Questo tuo socio comincia a diventarmi proprio antipatico. È disonesto. Non fa che presentarti donne. Digli che hai giorni contati. E tu cosa fai lì, Coco? Solo soletto. Oh, vieni qui, bello, fatti coccolare un po'. Sta con la tua padroncina. Mettiti qui. Era carina. Attraente. Bello, Coco, ma sì, eh? Pensa che... Tra l'altro, aveva un gran bisogno di comunicare. Che succede? Sta buono lì, vecchio brontolone. Mi ha fatto anche vedere le foto
dei suoi figli. Io invece le ho fatto vedere quella di Coco e Nanù. Ah, sì? Sì, scemoto, le ho fatto vedere le vostre foto. Dammi un bacio. Guarda come si prende tutte le coccole. Avevo fame. Sei stato un angelo. Amore, ero preoccupata, visto che arrivi sempre alla solita ora. Ah. Per non pensare ho acceso la televisione. Stanno facendo Giulietta e Romeo. La vita senza sesso e senza amore non vale niente. Io amo Paola. E chi? Amo mio nonno. Amo gli alberi. Amo i miei amici. Amo Lady Godiva. Io sto parlando di uomini. Ma quali alberi? E gli amici non c'entrano. Sto parlando di amore vero. Beh, perché piangi? Perché Romeo e Giulietta moriranno. Che stupida sei! Non si raccontano i finali, me l'hai rovinato. Perdonami. Stamattina questo mascalzone ha fatto i soliti capricci, poi si è calmato. Beh, buona giornata, tesoro. Grazie. A più tardi. Che ore sono? Le 9:25. Allora devo alzarmi subito. Sta per arrivare Cristina. No, non deve alzarsi. Il medico ha detto che deve restare il a letto medico, a riposo. Il medico? Che ne sanno i medici? Ma come che ne sanno? È venuto qui, mi ha dato le iniezioni e mi ha ordinato di stare a letto. Sto già meglio. No, per favore, stia qui. O vuol far preoccupare Cristina. No. E allora? Che notte. Meno male che sei venuto. Già. Come potevo non venire? Come potevo? Lo sai che cosa ho fatto? No. Me ne sono andato. Dove? Sì, me ne sono andato. Sono stato un po' lassù con gli angeli e poi sono tornato. Per favore, non scherzi con queste cose.
Sapesse che spavento che si sono presi i ragazzi, per non parlare di me. Avevo paura che non si risvegliasse. Mi sono rivolto a tutti i santi del paradiso. Tu sei il figlio che non ho avuto, Giulio Cesare. E allora, come un figlio, la prego di riguardarsi. Come posso aiutarla? Intanto, non farne parola con Cristina, eh? Nonno! Ma che succede? Niente. E tu che ci fai qui? Ah, buongiorno, Cristina. Io, Giulio Cesare, quale imperatore, ho decretato giorno libero per Giulio Cesare, che vuol dire niente supermercato, niente lavoro, niente clienti e al diavolo le mance perdute. Hai perso un giorno di lavoro per me? Sì, perché vengo in missione ufficiale. Voglio che mi presenti la tua Lady Godiva, col fermo proposito di chiedere la sua mano. Ah. Hey. Ciao. Sono venuta a prenderti. Ho fatto male? No, mi fa molto piacere. E questa cos'è? Ti piace? Mm. Una baleniera. Come quella su cui si è imbarcato Ismaele per andare incontro alla balena bianca. Moby Dick. Mm-hmm. Subito si gonfia il mare infrangendosi contro i fianchi della nave. Preparatevi a spiegare tutte le vele, o miei prodi. I venti affilano le loro spade e presto si coalizzeranno contro di noi. Scricchiola, scricchiola, vecchia nave, tanto non mi fai paura, finché scricchioli resisterai. Non sapevo che avessi anche questo hobby. Quale? Disegnare barche fuori commercio. Ti deluderò, cara, non è un hobby. Ah, no? No. Hai intenzione di costruire piccole navi da pirata, fregate e golette del XVIII secolo? Mm-hmm. Disegno per una rivista di nautica. Lavoro extra, soldini. Oh. Che non guastano mai, dovrebbero pagarmi tra, vediamo, 15 giorni, diciamo un mese. E al posto di questa lussuosissima barca troverai la mia baleniera. Che bello. Contenta? Beh, magnifico. Allora ho visto bene quando ti ho scelto. Ho trovato un uomo incredibile che nasconde un cuore di autentico pirata e di navigatore. Oh. Un navigatore immaginario. Perché resta a terra per stare sempre vicino alla sua amata. Vengo qui fin da quando ero bambina. Il nonno mi ci portava sempre. All'inizio era come un gioco. Ma poi cominciai a lavorare. Anche se è soprattutto un mondo di uomini. Sai che quasi mi vergogno ad andare in giro vestita così. Perché? Così stai benissimo. Però è poco femminile. È un mondo di uomini, è vero, ma è anche il mio mondo. E quello di Lady Godiva. Lo sai che siamo soci? E presto vinceremo il gran premio. Lady Godiva mi fa sentire meno sola. Non sei sola. Il mio sogno era di fare il fantino, sai? Ma mio nonno aveva paura. E io non ho insistito, non l'ho contraddetto mai. Ho fatto quello che voleva. Gli ho sempre voluto un gran bene. Il suo sogno è di poterci vedere insieme. Oh. Speriamo che riusciate a far avverare il mio sogno. Cristina, è ora, sai? Devi tornare a casa. La raccomando a te. Giulio Cesare. Ai suoi ordini, commendatore. Che cosa mi aspetta? Qualche altra invenzione? Non te lo dico, no. Di che morte devo morire? Senti, io ti prometto che se non ti leccherai le dita dopo la mia cinetta vegetariana, chiuderò coi fornelli. E quale sarà il castigo? Allora, all'inizio un antipastino a base di carruba, germogli di soia. No. Sì, e poi c'è una sorpresa. Cioè? Vedrai, te ne accorgerai. Invecchiando diventi più carino. Davvero, invecchiando? Prima che mi castighi con la tua dieta di miglio e chicchi di grano, perché non mi offri un gelato? Come no? E lo prendo anch'io. Andiamo. Thank you.
Quello che mancava di più a mia nonna era il mare. Un giorno la caricai su un camion e la portai fino a Santa Teresita. Scese dal camion e si mise a guardare il mare all'orizzonte lontano finché poteva. Aveva gli occhi pieni di lacrime e di rabbia. Dopo un po' disse ad alta voce: non è come il nostro mare, non è come il mare dell'Italia. Risalì da sola sul camion e ce ne tornammo a casa in silenzio. Io non conosco il mare, però me lo immagino. Una volta ho fatto un bel sogno. Volevo andare al mare, ma non sapevo come. In treno, in pullman. Era un sogno. Mi ero addormentata per la stanchezza del gran lavoro. D'un tratto, bussarono alla mia porta. E sai chi era? Il mare. Silenzio, non si ride dei sogni. Era un bel sogno. Era il mare. Il mare che veniva da me, perché io non sapevo come andarci. E subito il mare si trasformò in un uomo che mi abbracciava. Marcello, a che stavi pensando? Ti andrebbe di scappare con me? Scappare? Come sarebbe? Come i pirati. Dopo che avevano trovato un tesoro favoloso, scappavano. Un tesoro favoloso? Ma di che stai parlando? Del nostro amore. Scappare? E dove? I sogni non si raccontano. E chi te l'ha detto? Le cose tristi o allegre devono essere divise. Altrimenti che cosa ci sta a fare qui Giulio Cesare? Invece io sono qui apposta per dividere con te le pene e le cose allegre della vita. Sei pazzo. Sì, secondo te, questa bionda è naturale o sei genata, Antonio? Prova a toccarla no. E t'ammazzo. Ma che... Giulio Cesare, tu no! Zappa, scimmione! No. Fermatevi! No. Fermi! Aiuto! Pazzo di Dio, andiamo! Tu, vieni, imbecille! Giulio Cesare! Andiamo! Giulio Cesare, come stai? Mi attirano. Mi mandano in tilt. Hanno... Sì, le donne hanno tutte qualcosa di diverso da decifrare. Misteri, segreti. Il modo di accarezzare, di dirti micione. In fin dei conti, tu non sei innamorato dei segreti e dei misteri dell'oceano, di Moby Dick, di quella terribile balena bianca? Eh? E allora? Io sono innamorato della donna, dei misteri e dei mille segreti della donna, ma della donna con la D maiuscola. Attento. Anch'io sono innamorato della donna con la maiuscola, ma della mia donna, che è diverso. No, 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 il matrimonio non fa per me. Almeno per adesso. Sto parlando di me, intendiamoci, soltanto di me. Del mio modo di essere naturalmente infedele. Signor Marcello. È arrivato. Grazie, ci porta un caffè, per favore. Certo. D'altra parte, invidio te e il tuo matrimonio. Ah, sì? Sì, Marisa... Marisa è proprio una compagna stupenda. Potete parlare di tutto voi due, assolutamente di tutto. È magnifico il modo in cui affrontate le situazioni. È una cosa fantastica. A volte mi piacerebbe che succedesse anche a me. E che fai per ottenerlo? Non ti senti solo? Solo? Non ridere! Dico davvero. Che cosa fai nella tua vita per ottenere un cambiamento? Che fai? Motoscafi, barche da diporto. Tu, andiamo, non tergiversare. Di un po', non senti la necessità di condividere con qualcuno tutte le tue notti? Per questo sta tranquillo. Io condivido ogni notte con una donna. Sempre diversa, però. Emanuele. Quando metterai la testa a posto? Sarebbe bello. Grazie. Prego. Dico sul serio, signore Emanuele. Ma il guaio... è che non trovo quella giusta. E guarda che continuo a cercarla, eh? Ma non è così facile.
Sentiamo oggi che caffè ha preparato Claudia. Marcello, ti prometto che quando riuscirò a trovarla ti avverto. Eh? Grazie. Non hai fame, Giulio Cesare? Non ti piace? No, altro che. Oggi è anche al dente. Che bugiardo. Fai sempre il bis, oggi niente. O non ti piace o non hai fame. Uffa, e smetti di muovere le gambe in continuazione, che strazio. Si può sapere perché sei così nervoso? Sì, è vero, sono nervoso. Perché sei nervoso? Perché devo dirti una cosa e non so da che parte cominciare. Dai, non ti manca certo la parlantina. Beh, ecco, l'altro giorno, quando siamo usciti, mi hai detto che non hai mai visto il mare. Sì, e non conoscere il mare è come non conoscere il sole, la vita, le cose più belle e importanti del mondo. Guardi, Don Tirio, che il mare dell'Argentina non è come il mare dell'Italia. No, questo non te lo permetto. Aspettate, io li ho visti tutti e due. Il Mediterraneo è più bello, è il cielo in terra. No, Don Tirio, mi perdoni, però il mare, quello vero, è qui e a Calamocita. Va bene, ma ognuno ama il suo mare. Insomma, non dobbiamo litigare per questo, no? No, va bene. Cristina, ecco, voglio farti un regalo. Due biglietti per Mar del Plata. Oh. Mar del Plata? Sì, per farti vedere il mare. Ah, grazie, Giulio Cesare. Un momento. Scusa, ma che diavolo ci fa solo con i biglietti? Vede il mare e poi torna indietro? Lì bisogna starci due o tre giorni. Non hai fatto bene i conti, ma che razza Paola. Di regalo. No, un momentino. Non è finita, ragazzi. Anch'io voglio partecipare a questa sorpresa. Wow. Se dà il caso che le altre spese possa coprirle io. Davvero? Mi sembra un sogno, nonno, ma è proprio così. Beh, l'idea è stata sua. Diamo a Giulio Cesare quello che è di Giulio Cesare. Io l'ho seguito. Ah, Giulio Cesare. Bene, quando partiamo? Beh, io non posso venire. Ho molto lavoro giù al maneggio. Ah, non vado nemmeno io allora. No, tu vai invece. Ho chiesto due giorni di permesso per te. Senti, di Lady Godiva me ne occuperò io. Oh, grazie, sei impagabile. Oh, io l'ho già visto tante volte il mare. Ma allora perché due biglietti? Con chi ci devo andare? Ah, ovviamente non andrai da sola. No, da sola no. Avrei un po' di paura. Con chi andare ce l'avresti? Paola! Verresti con me? Io? Sì. Ah, evviva! E quando partiamo? Grazie infinite, nonno. Ah, non sei grande. Così ce ne andiamo al cinema e poi passeremo tutta la notte in qualche nightclub. No, non mi piace. Non ci voglio andare, no. Per favore, non ci sono mai stata. Ci stiamo solo un paio d'ore. Il tempo di fare i quattro salti e io ti prego, dai. Non è mica la fine del mondo. Meraviglia. Che sono posti pieni di ragazzi. Pieni di vita. Ci divertiremo tantissimo. Attenzione, prego. È in arrivo sul secondo binario l'Espresso 451. Allora, buon viaggio. Bene. Ciao. Non voglio che tu veda partire il treno, capito? E che vuoi che sia? Grazie. Ma farò come vuoi. Ciao. A presto, Don Tirio. Ciao, grazie ciao, ancora. Ciao, buon viaggio. Ciao. Allora, mi raccomando, Pensa a lui. Non ti preoccupare. Sì. Va, adesso corri. In bocca al lupo. Ciao. Vai. Andiamo, Don Tirio. E qui stiamo bene, siamo vicini a... Occhio, Paola, Non prendete freddo. Fate attenzione. Sì, sta tranquillo. Mi raccomando, ricordati della vitamina B1 che ti fa bene. Sì, glielo ricordo io, stia tranquillo, non si preoccupi. Già, e a te chi ci pensa? Oh, a sobbadare a me stesso. Al sole, sì, andremo in spiaggia, ma staremo attenti. Tu riposati, non ti strapazzare. Ciao. Comportatevi bene. Ciao. Anche voi. Guardali, non se ne vanno. Ciao. Fanno tenerezza, vero? È delizioso, Don Tirio. Ma dov'è la borsa? Ah, l'ho messa tutta per te, lei, al sicuro. Andiamo, Don Tirio. Che vuole che sia? Sono andate al mare. Sì, lo so. E stanno poco. Tornano fra due giorni. Meno male. È solo per due giorni. Mar del Plata ha sempre il suo fascino.
Purtroppo, tesoro, sono qui per lavorare. Certo, ma cercherò di combinare il dovere con il piacere. Insomma, le solite colazioni di lavoro che fruttano. No, solo per telefono. Ma ad ogni modo ho un appuntamento oggi a mezzogiorno per la presentazione del progetto a un industriale molto facoltoso. No, per telefono mi è sembrato abbastanza interessato. Come posso dire? Frivolo e attento. Addirittura frivolo e attento. Ma si può sapere dove sei andato a pescarlo? Devo proprio riconoscere che sei il miglior socio del mondo. Sì, sì, io non saprei fare di meglio. No, dai, adesso non fare il modesto, per favore. E poi se continui così... Fammici parlare. Sì, aspetta, ora ti passo la tua mogliettina dorata. È vero, non si può mai parlare di affari. Bene, d'accordo, ci sentiamo domani con comodo. Ti abbraccio, ciao. Ciao, amore mio. Emanuele fa sempre lo spiritoso. Il problema è che con il carattere che ha non potrà conquistarmi. Va bene, non devi rimproverarmi. Divertiti. Sto giocando a scacchi con lui, sto vincendo. E nel frattempo cerco di convincerlo a mettere la testa a posto. Adoro le utopie, certo. Anch'io, caro. Ah, la sai l'ultima? Ieri sera Nanù ha rubato il tuo maglione color cenere. Anch'io ti adoro. Ciao. Dove hai messo il maglione? È incredibile. Sì, insomma, ormai siamo sposati da anni. Eppure basta che si allontani da casa un giorno e mi sento sola. Mi manca da impazzire. Già.